Pasquale Tridico, Pasquale Tridico, il magnifico presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, il magnifico presidente dell'INPS. Io invece sono Serafino Massoni, l'autore di questa opera storico-mitologica. Beh, vediamo di che si tratta. Nell'antica Roma si diceva non omne quod licitum honestum est. Nell'antica Roma si diceva non omne quod licitum honestum est. Cioè, non tutte le cose lecite sono anche oneste. Non tutte le cose lecite sono anche oneste. Il fatto è che il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, che è bravo, si è visto raddoppiare in un certo senso la sua paga mensile, che è arrivata mi pare a 150.000 euro l'anno, 150.000 euro l'anno mi pare, se non vado errato, 150.000 euro l'anno mi pare, se non vado errato, ma si può sempre fare una verifica. E tutti i giornali si sono buttati contro Pasquale Tridico, ma la paga non se l'è fatta lui, che sia chiaro, è tutto regolare, è tutto lecito. E io che sia tutto lecito l'ho letto, e io quello che ho letto ve lo metto con il link nel riassunto di questo video. Quindi Pasquale Tridico non può essere incriminato di nulla, di nulla, di nulla, di nulla, di nulla. Sul piano formale, sul piano della forma, sul piano del diritto. Però ripeto che nell'antica Roma si diceva non omne quod licitum honestum est. Non omne quod licitum honestum est, cioè, non tutto ciò che è licito è anche onesto, ci sono delle cose licite che sono disoneste, capito? Disoneste, lecite ma disoneste, cioè, è così, è l'antica Roma, la patria del diritto. Per cui io dico che a Pasquale Tridico sul piano formale non si può proprio rimproverare niente, non si può rimproverare niente. Si possono dire che sul piano dell'opportunità non è una cosa bella. Sono tanti questi casi comunque, sono tanti questi casi, ci mancherebbe altro. Non è una cosa bella, perché se io fossi stato Pasquale Tridico, e avrei pure potuto essere Pasquale Tridico perché sono stato presidente di ruolo nei licei classici e scientifici, potevo farlo io, il presidente dell'INPS. Chiaro, potevo farlo uno che ha scritto quest'opera, può fare pure il Presidente della Repubblica, non so se mi sono spiegato. Beh, l'avrei rinunciato. No, dice, non lo voglio l'aumento, anche se mi spetta del diritto non lo voglio, anzi, la paga che tiro adesso me la voglio calare, è opportuno. Ci sono questioni di legittimità e questioni di opportunità. Io me ne intendo di queste cose, me ne intendo perché sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, me ne intendo tanto, tanto, tanto. Capito Pasquale Tridico? Guarda Pasquale Tridico, io te voglio bene, sai? Tu mi sei pure simpatico, però non sei stato accorto, non sei stato accorto. Tu dovevi dire la legge fatta da altri. E mi consente il raddoppio della mia paga mensile. E io non la voglio, io la rifiuto, anzi, non solo rifiuto questo straordinario aumento, lo rifiuto, ma mi calo pure me la calo pure la paga che ho adesso, me la voglio pure calare, perché voglio stare in sintonia col popolo sovrano, capito? Ecco, queste sono le mie considerazioni su Pasquale Tridico. E tutto qua, tutto qua. Se si rivolgevano a me per fare il presidente dell'INPS, io lo facevo il presidente dell'INPS, però non volevo niente, mi bastava la mia pensione di preside di ruolo nei licei classici e scientifici. Io dicevo così, a me, Serafino Massoni, mi basta la pensione di preside di ruolo nei licei classici e scientifici, io facevo il presidente dell'INPS. Ah, poi, se volete saperne di più, andate sul mio canale YouTube,
mio canale YouTube, digitate Serafino Massoni. Se io fossi il Premier, sì, c'è un mio antichissimo video intitolato Se io fossi il Premier, andate in pace. YouTube, Serafino Massoni, se io fossi un Premier, vedrete cosa avrei fatto io se fossi stato il Premier a Palazzo Chigi, e perché? Ma perché io sono Serafino Massoni, autore di questa opera storico-mitologica, per cui a tutti tanti cari saluti dalla stirpe del serpente Santo Cielo.